Gioco dalla parte opposta per Kylianopoulos, un grande pallone quello dell'ex giocatore dell'Inter, ma è una grande giocata, palla per Loftus-Cheek, area di rigore, lascia Salmakers che prova con la rabona! Gol probabilmente di Carboni, ma con la giocata di Rabona, 1-0 per il Milan. Un premio con fortuna a una giocata eccezionale. Beh, direi incredibile. Non è che è chiaro che da lì non ti viene in mente di calciare di Rabona in porta, però lui si è trovato nelle condizioni, purtroppo il pallone, guarda, gli rimane, purtroppo il pallone gli rimane dietro, non riesce ad andare a calciare di sinistro. Deve avere tanto talento per pensarla, prima ancora che per farla. Devi avere talento nella testa. È chiaro che lui ha una consapevolezza importante che si porta dentro dallo scorso campionato, no? Che lui ha fatto con il Bologna, lontano dal Milan, ma ha fatto molto. Kyriakopoulos, corto da Sensi, interviene da per Daniel Maldini, che galoppa fino quasi in zona tiro, ci pensa, poi calcia. C'è pallone al limite, al rimorchio per il gol di Daniel Maldini in una serata di ricorrenze e di cognomi importanti. Arriva il gol di un giocatore che l'abbiamo detto 3 minuti fa, continua a crescere mese dopo mese, settimana dopo settimana. Tutta l'azione è stata molto bella, così come la sua rifinitura. Sì, una transizione importante, qui si è fatto trovare fuori posizione il Milan completamente con Terracciano che era molto alto, quindi Vignato è stato bravo a prendere l'ampiezza, ad alzare la testa. Questo si chiama cutback in inglese, ossia un passaggio dietro la linea di difesa che sta scappando verso la porta. Molto bravo. In italiano balla rimorchio. Parte largo a sinistra al posto di Leao, calcia verso la porta e poi Jovic a 2 passi fa quello che gli riesce meglio, spingere la palla in porta, ha respinto Pizzignano il tiro di Okafor, ma c'era pronto Jovic a riportare il Milan di Paolo Fonseca in vantaggio. Giocatori freschi dall'uscita dello spogliatoio hanno fatto benissimo, guarda qui Okafor va a puntare il suo avversario, lo punta internamente, fa quello che ha fatto Leao poi nel primo tempo, va a calciare in porta, molto bravo Jovic, che il pallone se lo ritrova leggermente indietro, però riesce comunque a tenerlo basso, guarda, riesce a tenerlo basso con il piede, bravo. Lo meno facile di come sembra, quella di Luka Jovic che spinge sotto la traversa, la palla per il 2-1, buon lavoro di Noah Okafor. Conferma Renders o Teo per Renders che calcia con una potenza straordinaria. Eccoli i gol di Renders, ne parlavamo giusto un minuto fa, impressionante botta dai 30 metri sul tocco di Teo Hernandez, piegate le mani di Pizzignano, palla in porta 3-1. Da casa si è percepito, ma ha tirato da 100 orari e più, ha calciato benissimo questa punizione. Beh, è chiaro che i gol dei centrocampisti sono fondamentali, Ricky, quindi lui calcia molto bene dai 20 metri, 22 metri fuori dall'area di rigore, si è preoccupato solo di calciare bene questa palla, forse un po' colpevole Pizzignano che su questa palla avrebbe potuto intervenire in maniera diversa, ma lui ha tirato veramente forte, guarda, il pallone non ha neanche toccato. Può sicuramente fare di più, ma il tiro non l'ha toccato una seconda volta, voglio dire, l'ha lasciato andare, poi ha calciato, ha lasciato andare la gamba, ha calciato.